Buonasera, chi è lei? Sono Enzo Sannino. Ah, lei è un pizzaiolo? Da un po' di tempo. Da quanto? Dal 1985. E quanti anni sono? Dall'85 ad oggi sono 28-29 anni quasi. Quindi è una bella esperienza. Abbastanza. Dove lavorava prima? Da Attilio in Pignasecca. E adesso? Ho aperto un locale mio a Giuliano. Come si chiama? Maria Marì. Ma lo conosciamo? Per un paio di cose. Per che cosa? Beh, intanto lei ultimamente ha vinto una disfida con un grande pizzaiolo. Ah, sì, con Franco. Su un quotidiano. Come mai? A cosa deve questa sua? Anche ai giulianesi la debbo. Perché è una lei apprezza i giulianesi? Lei infatti si è trasferito qui perché se lavorava da Attilio a Napoli. Esatto. Le piace Giuliano? Abbastanza. E perché i giuglianesi la adorano a questo punto, direi? Penso di aver portato un pezzo di Napoli a Giuliano. Complimenti. E infatti lei porta una pizza che ci racconta questa pizza. Lei la chiama solo mio? Sì. Da Tiro si chiama in un altro modo? Sì. Carnevale? La Carnevale si chiama, sì. E ci racconta la gestazione di questa pizza? La gestazione di questa pizza è nata forse 8-9 anni fa. Un cliente di Sorrento che aveva una panetteria, un certo signor Pelliccia, un giorno si parlava sempre di politica con questo signore, che era una bravissima persona, e mi fece vedere la stesura e mi fece vedere il modello della pizza. Ed io a Attilio la facemmo. Io chiamai Attilio, che lui stava in cucina, e disse: Attilio, vieni a vedere una cosa, signor Pelliccio, che mi ha fatto vedere. E da qua è nata sta Carnevale, una pizza che è andata molto. E quindi tante. L'avete tante fatta pizze. In concomitanza? In concomitanza, insieme. Sì. Lei ha un buon ricordo di Attilio? Sì, un buon ricordo, perché me lo sono cresciuto, lui aveva 10 anni in meno di me. Era picco. Era picco. Io ho iniziato a lavorare con loro. Capita. Gabriele, che ho iniziato a lavorare con loro nel 76, Attilio aveva appena 9 anni e io 19. Caspita! E quindi veramente vi conoscete da tanto tempo. Perché se n'è andato da Attilio? Per aprire una cosa mia. Come mai proprio Giuliano? Ho avuto l'opportunità, Giuliano, tramite un amico, mi ha fatto vedere questo locale, mi è piaciuto. E sta andando molto bene, vedo. Sempre pieno. Sì. Evidentemente fa una buona pizza, complimenti. La giudicano i giuglianesi. Vabbè, anche i napoletani, mica solo da Giuliano. No, anche apriamo le porte a tutti. Anche da Napoli. Ma pure da Caserta, da tutto il mondo. Ma da Aversa. I giuglianesi a volte vanno da Aversa e gli aversani vengono qua. E quindi fa una bella pizza. Lo dicono gli altri. Senta, torniamo invece indietro. È contento di aver vinto questa sfida sul mattino? Contentissimo, perché non lo sapevo all'inizio. Non sapevo niente di questa sfida. E all'improvviso ho visto su Facebook. Allora adesso mi sono proprio accanito un po', sinceramente. Perché adesso siamo ai sedicesimi. Agli ottavi di finale. Contro chi? Non fumi, fa male! Lo so, perciò li fumo. Senta, con chi si sfida? La prossima non lo so, non lo sa ancora. Sembra che Luciano Pignataro domani, che è sabato, saprà farà il nome. Accoppiamenti, sì. Senti, mi diceva invece lei è molto. Le interessa una pizza con la cipolla, nessuno gliela deve toccare. No, quella là nessuno me la deve toccare perché è una cosa familiare. Intanto come si chiama? La Don Nicola, il nome di mio padre. Ah. E come è fatta questa pizza? Questa pizza è una pizza, una margherita classica, normale, bianca, con base di ricotta, provola e cipolla di Tropea o cipolla di Montone. E ci racconti la storia di questa pizza? La pizza perché la ritiene sua? La ritengo mia perché incopiabile. perché nell'86 morì mia madre, mio padre rimase solo, naturalmente tutti i figli sposati. Andavo a casa di mio padre: papà, che hai mangiato? Ho mangiato spaghetti, ricotta e cipolle. E io naturalmente: papà, che schifo, spaghetti, ricotta e cipolla. Spaghetti, ricotta e cipolla, sì, sono buonissimi. In una settimana li mangiava 2-3 volte, al che un giorno mi disse: non ti preoccupa, qualche volta te li faccio mangiare pure a te questi spaghetti. Dopo 20 mesi morì pure mio padre e io quei spaghetti non li hai mai mangiati? Mai mangiati. Ma che tristezza. E ho fatto sta pizza e ha fatto un grande successo. E quindi veramente è della tua famiglia, della tua tradizione, proprio del tuo sangue, del tuo sangue. Esatto, bravo. E non te lo farai mai tirare via sto sangue. Lo farei tutti, però mai dire l'ho fatta io. Senti, il prossimo traguardo? Il prossimo traguardo, non so, forse un'altra pizzeria ad Aversa. Ah, questa è una novità che non sapevamo, ad Aversa vuoi aprire? Sì.
Perché qua già stai andando alla grande. Poi ho i due figli che fanno i pizzaioli. Ah, però c'è un terzo che invece... In terzo no. Che io conosco bene. Un amichetto tuo. Un amico delle medie. Esatto. E quindi qua due pizzaioli, già due figli pizzaioli c'è qua. E, qui, e tu ti sposti tu ad Aversa allora? Io mi sposterò. Perché Aversa è così importante secondo te? Cioè è chiaro che funziona molto come centro, perché? È una zona molto commerciale, una zona molto... Diciamo io la ritengo come San Pasquale che è a Napoli. Niente di me? Sì. Tutti i barretti, tutte pizzerie, tutte paninoteche. E quindi affermarti lì è un qualcosa anche di diverso e di sì, in più. Sì, di cioè più ti affermi più. Ancora più come pizzeria gourmet. Sì, sì. Perché tu fai la pizza gourmet ormai. Sì. Da cosa si differenzia la pizza gourmet dalla pizza... Diciamo che dalla classica pizza, diciamo, napoletana, il gourmet sta andando molto, molto... è di moda, diciamo. Senti, i pizzaioli napoletani o, insomma, campani che stimi di più? Da sempre Franco lo stimi, anche se Franco però da sempre conosco Antonio Starica, cioè io sono nato a Materdei, sono nato proprio sei il secondo, anche Enzo Coccia quando facemmo un'intervista no ma Enzo mi disse sì. Parlo benissimo di Antonio, che è una persona squisita. Antonio è un angelo, ma in tutto bellissimo questo Antonio è veramente una bravissima persona, che bello, lo conosco da sempre. Pensa un po' che Antonio negli anni 60 avevo 7-8 anni, facevo il garzone del bar e andavo a portare il cappuccino ad Antonio. Ecco, tu sei di Materdei? Io sono nato a Materdei. Quindi portavi il cappuccino ad Antonio? Ad Antonio. E lui come ti trattava? Beh. Benissimo. Pensa che avevo all'epoca 40-50 lire di mancia. Veramente? Veramente. Ah, veramente? 60 lire costava, se ricordo bene, un cappuccino costava 60 lire, Antonio mi dava la 100 lire. Ma adesso abbiamo la signora con noi. Signora, l'asse portante della pizzeria. Come si chiama lei, signora? Io, Maria. Complimenti, io so che lei è l'anima della cucina. Certo. Il deus ex machina del locale. La cucina è la mia vita. E che fa dentro? Frigge, cucina, tutto, qualsiasi cosa? Tutto ciò che si può senza fare di lei non c'è cucina qui. E quando aprirà il signore qui presente ad Aversa, lei lo seguirà. Certo. E qui chi cucinerà? Qui. Nessuno. Io, perché da qua non mi muoverò mai. No, aspettate, calma. Come funziona? Non ho capito. Cioè, se lui se ne va poi... La faremo solo pizzeria. Succederà. Ah, ci ok. Sicuramente i miei figli. I ragazzi. Ah, i ragazzi andando là ad Aversa? Certo. Voi rimarrete qui? Certo. Guarda che i miei figli lavorano in una nota pizzeria di Napoli. Quale? A Gunzo al Vomero. Ah, sopra o sotto? Perché mi ha aperto pure sotto. Sopra? Sopra. Ah. Da quanto tempo? È un ventennio. Ah. Erano piccoli, Nicola c'ha 37 anni e lavora da Cunzo dal 93, 21 anni. Ah, quindi... Nicola e Salvatore lavora pure lui da 18-19 anni. Quindi il prossimo traguardo è Aversa. Certo. Colonizzare Aversa. Però mi piacerebbe sì. Pure Napoli, non prima o poi tornerete a Napoli, è chiaro. Mi piacerebbe Penso Napoli. Dove vuoi a Materdei? Perché la signora non è di Materdei. No, la signora è? Io sono di Via Foria. E quindi Via Foria o Materdei? Un po' più giù, forse per un poco più giù di Via Foria. Ma dove l'aprite? Roma, ho capito, ma dove l'aprireste? Via Roma. Via Roma. Mi piacerebbe. Proprio via Roma. E lo farei per Gino, così sta più vicino a casa sua. Gino sta più vicino a casa. Casa. Tu che parlavi e che hai distrutto il video. Casa. Quindi lo fate per Gino, che non vi è sicuro. Ma che meraviglia, siete una famiglia, questa cosa è molto impagabile. Molto, ma questo è uno dei segreti del vostro successo. Sì. È inutile che ve lo... è chiaro, perché anche perché lui interrompe subito, è un interruttore. Sì. Un interruttore te la potevi sparare in avanti. Ti è piaciuta? Te la potevi risparmiare. Sei, guarda, tu un interruttore verde, un goblin sei tu. Anche perché... dici, vuoi dire qualcosa? Sì, va, perché Napoli, sfonda il video. Napoli è nostra. È una capata nel... Napoli centro, è nostra. Cioè? C'è. Banche, uffici, direttori. Ah beh, ci sono anche altre pizzerie. È nostra. Perché? È perché quando lavoravamo per altri, loro si fidelizzavano a noi, non alla pizzeria come nome, ma si fidelizzavano a noi come persone. E signora, questo è fondamentale. Ragazzi, avete sentito? Guardate, lui ci crede veramente. Cioè, non guardate... è che ci crede, sono convinto. È convinto. Io abito ancora al centro e mi fermano ancora. Dicono, ma quando è che tornate? È un pensierino. Quando è che tornate? Giuliano non la lasceremo mai. No. Vabbè, certo, mai. Vi ha dato tanto Giuliano, devo dire la verità, vi ha accolto subito bene. Fare come quel grande state sempre pieni. Potremmo fare come quel grande imprenditore di Antonio,
che ha aperto ad Atlanta, ha aperto a New York, a Mater Dei. E questo farebbe piacere anche ad Antonio, perché così ha seminato bene e ha insegnato. Esatto. Tutti e tre siete coloratissimi insieme, complimenti. Grazie. Che stavamo dicendo a loro, lui è un pezzecoro, o io uno qua in verde pistacchio. No, non è manco pistacchio, è verde erba. Erba di casa mia. Specifica che tipo d'erba, perché io vengo da una zona non tanto piacevole di Napoli, che l'erba viene intesa in altri modi. Non capisco questi richiami. Diciamo che io abito la parallela, sono nato la parallela di tra Via Chiaia e Via Roma, come dicono tanti, praticamente sono dei quartieri spagnoli. Ha la sua dignità, che vuole. Sì. Assolutamente, ne vado totalmente fiero. E fa bene. Totalmente. Io sono di Napoli e quindi sono concorde con lei, bisogna essere figli. Sono dei quartieri spagnoli. Bravo, bravo, che hanno una storia importantissima. Ti stavo dicendo che tutti e tre, vedi come... No, anzi, noi due, prima litigavamo tre volte al giorno. Chi? Lei è la signora? No, penso io proprio. Fortunatamente... E avvicinati, perché ti allontani? Fortunatamente si è allargati il giro. Lo litighiamo di più. Capisci pure che la signora? Altro che. Con me di più. No, bellissimo. La signora ti dà qualche schiaffo, ha fatto bene. No, lo prendo con la scopa. No, signora, mi promette che gli darà qualche schiaffo, ha fatto bene quando fa uscire. Davide, ma lo sai quanto durano i nostri... Abbiamo uno schiaffo un po' più morbido. Ma di 10 minuti. 30 secondi. Poco. E poi? E poi basta. E poi basta, si ritorna normale un'altra volta. Ma i nostri litigi sono per il lavoro. Per esempio? Ma per esempio chiamo una cosa, Maria, lo posso dire? Maria, mi fai Trenitalia? Aspetta! Ma non ti ho detto vado di fretta. Con calma, io ti ho chiamato Trenitalia, poi quando me le fai? No, perché c'ho da fare. Maria, con calma, rilassati. Cioè, lei con giusta ragione, il 99,8% di tutto ciò che viene fatto in cucina... Sola? Sola. Allora ha ragione che in determinati momenti, insomma. Quindi va bene andarti qualche schiaffo qualche volta? No, non c'entra niente, sono un bravo ragazzo. Quando dorme. Signora, le faccio una carezza? Un bacio. Mamma, anzi. Ok. Ok, quindi siccome ho dato bacio, mo da dare sul pack. Va bene? Esatto. Ragazzi, suo marito è geloso. Vabbè, in bocca al lupo per grazie. Tutto il futuro grazie. E basta. Grazie, dai.